27 gol e tante emozioni nella 23esima giornata del girone C. Soffre ma agguanta un pareggio in rimonta il Bari 3-3 nel big match con il Catania. E sono i rossazzurri a passare in vantaggio con il 19esimo centro di Moro dal dischetto. Il Bari pareggia subito con Antenucci e poi ospiti di nuovo avanti nel finale di primo tempo con la fuga di Greco e addirittura sul 3-1 con il gol di Biondi. Ma il Bari non ci sta e prima con Antenucci dal dischetto e poi con Khedira fissa il definitivo 3-3. Non sfruttano l'occasione Avellino e Monopoli che al Partenio fanno 2-2. Ospiti avanti nel finale di primo tempo grazie al contropiede di Starita, subito pareggiati dalla bella incornata di Maniero. Lo stesso Maniero porta avanti i Lupi con un pregevole pallonetto, ma il colpo di testa di Arena fissa il conclusivo 2-2. Vince di misura la Turris che passa 1-0 a Picerno. Il gol che decide la partita lo realizza Manzi di testa in avvio di ripresa. Grande affermazione della Virtus Francavilla che supera 5-1 un Messina in difficoltà. Pronti via e Patierno porta avanti la Virtus. Il raddoppio lo firma Miceli su azione da corner mentre il Tris arriva al tramonto della prima frazione con un bel colpo di testa di Prezioso. Nella ripresa è Baldè ad accorciare in mischia mentre il 4-1 porta la sigla di Pierno. Il 5-1 finale lo realizza Perez dal dischetto. Clamorosa sconfitta del Foggia, il Latina passa allo Zaccheria per 3-1. È Nicolao a portare avanti i nerazzurri con un gol in mischia. Il 2-0 è un bel tocco e tiro su punizione di Esposito, mentre il 3-0 in avvio di ripresa arriva grazie ad un gran destro di Sané. Serve solo per le statistiche il gol realizzato da Curcio. Finisce 1-1 l'equilibrata sfida tra Taranto e Paganese. Taranto avanti nel finale di primo tempo grazie al penalty di Saraniti. Il pareggio della formazione campana porta la firma di Firenze che da due passi spinge in porta il gol del conclusivo pareggio. Bella rimonta del Monterosi che ribalta il Potenza con il punteggio di 3-1. Nel primo tempo è Romero a sbloccare la gara per i rossoblù. Nella ripresa però si scatena Adamo che prima pareggia con un bel gol e poi fa 2-1 dal dischetto. Nel finale arriva il gol della tranquillità per il Monterosi grazie a Caon. Finiscono 0-0 le sfide tra Campobasso e Juve Stabia e Vibonese Fidelis Andria. In serata l'intrigante posticipo tra Catanzaro e Palermo.